L'emendamento numero 5 che ho presentato, conseguenzialmente a quanto deciso dentro questo Consiglio con voto unanime il 27 gennaio 2015, quando si votava l'atto di indirizzo col quale si diceva che le royalties sarebbero state utilizzate prevalentemente per finanziare il PAES, io allora inserisco un'intera sezione di questo PAES, la prima, che riguarda le opere di efficientamento inerenti agli edifici pubblici e che comportano tutta una serie di vantaggi. Vantaggi, attenzione, che sono dettagliatamente descritti all'interno di questo documento, che io continuo a considerare un documento importante, ecco, che prenderà parecchia polvere in questi 2 anni e mezzo restanti, ma ci sarà modo poi di rispolverarlo e incrementarlo dopo. Allora, il primo parla di solare termico degli edifici pubblici. La stessa amministrazione, questo Consiglio, hanno reputato ottimo questo progetto per un importo di 900.000 euro, perché questo progetto avrebbe comportato un risparmio notevole di consumi per quanto riguarda le strutture pubbliche, per esempio le strutture sportive, e addirittura in questa scheda si fa direttamente riferimento al programma delle opere pubbliche, al programma triennale delle opere pubbliche, perché ricordo a chi l'ha dimenticato e che oggi lì fa l'assessore, che questo Ragusa Green Plain fa riferimento proprio, per espresso mandato dell'amministrazione, fa riferimento al programma triennale delle opere pubbliche. Altro elemento che io qua mi sono permesso di riportare è quello della sostituzione di generatori di calore degli edifici pubblici. Anche qua si dice che è necessario efficientare impianti termici partendo proprio dalla sostituzione delle caldaie a gasolio esistenti e quindi l'installazione di sistemi alimentati a metano, eccetera, eccetera. E viene qui proprio elencato. Vengono elencati gli edifici presso cui intervenire, sono giustamente tutti edifici scolastici, viene pure individuata una percentuale consistente di risparmio, 250.000 euro è il progetto. Poi sempre del PAES, che tutti quanti voi avete votato ma la vostra amministrazione ha dimenticato, abbiamo l'efficienza energetica degli edifici pubblici per un totale di 2 milioni e qui si parla di isolamento di pareti verticali, a copertura, sostituzione degli infissi e installazione di sistemi di termoregolazione, le valvole termostatiche. Al numero 4 abbiamo il LED negli edifici pubblici e qui veramente si parla addirittura di un taglio possibile del 50% della spesa della bolletta elettrica. Si parla poi, attenzione, per un importo consistente di circa 2 milioni e mezzo, si parla di 1 milione e 8, si parla poi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. In pratica era l'intervento definitivo per poter efficientare e quindi creare dei risparmi in tema di illuminazione pubblica. Tutte queste cose noto che, e qui mi scusi segretario e mi scusi anche il suo vice, io avevo chiesto prima la sospensione proprio per venire da voi e vi ho chiesto, ho formulato raggruppando alcuni titoli degli emendamenti, ci saranno dei problemi o li devo scorporare uno per uno? Evidentemente non mi sono saputo spiegare, perché voi mi avete detto va bene così, hanno avuto i pareri favorevoli, parere non favorevole, e lo sapevo, perché la prossima volta non vengo perché io non mi so spiegare bene, cerco certo, è così. Allora, perché giustamente avete invocato lo stesso argomento che quello precedente, cioè degli investimenti dei progetti superiori a 1 milione, bastava dire no, ci sono dei problemi, e bastava non dirmi che tutti gli emendamenti avevano ottenuto il parere favorevole. Comunque può capitare a una certa ora di non capirsi, per carità, non ne faccio la colpa a nessuno. Io però presento un subemendamento a questo punto e elimino le linee dei programmi che superano 1 milione, quindi a questo punto dovrebbero avere parere favorevole i progetti del solare termico degli edifici pubblici, il progetto dell'efficienza energetica dell'acquedotto e il progetto che riguarda la sostituzione di generatori di calore negli edifici pubblici, soprattutto scolastici. Tutto questo come si farà? Prelevando dalla voce 80, che quindi io non casserò mentre tutte le altre sì,
che è la famosa passeggiata, no, col basolato che conosciamo, sappiamo pure la provenienza, che voi volete realizzare. Ecco, questa è la proposta di questo emendamento.